Queste lezioni sono state un po' pazze perché ovviamente come state passando anche voi sono in mezzo a una pandemia globale, cose molto strane sono successe in queste lezioni. Ciò nonostante ha entusiasmato tutte le parti, sia quelle di destra e di sinistra o repubblicani e democratici, e quindi c'è file per votare in tutti i posti. Sono state cambiate le regole dove la gente può votare prima, può votare via posta, cosa che era possibile anche prima, ma non qua a New York. Qua non potevi votare via posta, ma non prima. Io sono stato 4 ore e mezzo in fila a votare, cosa mai vista prima. Qua di solito in mezz'ora, un'ora votavi. E quindi c'è un clima molto eccitante. Vediamo domani cosa succederà, anche se non credo che avremo risultati perché ovviamente devono contare tutti i cosiddetti mail ballots, quelli che sono stati mandati via posta, per capire i risultati e dicono già che ci saranno cause legali su irregolarità possibili.